in collaborazione con Durbano Arredamenti, Vinicola Fratelli Flocco, Del Giudice, Il Fiore del Latte, Supermercati Gran Risparmio, Italian Gas, Puracqua, Dolci Tentazioni, Tecnocaffè Coffee Shop Termoli, Pumois Abbigliamento Donna. Benvenuti a Di Cucina con lo Chef. Un cordiale saluto da me che sono Gigi Di Simio. Oggi con me Walter Durante e Giuseppe Petrucci. Ciao Gigi, ciao a tutti. Oggi è tutto un fiorire di fiori di zucca qui. Primavera, puntata numero... Cioè, è simbolo della primavera questa. Puntata numero 164, 164. E oggi i nostri giovani chef hanno pensato a un qualcosa che è molto, ma molto vegetariano, anche se ha una parte, così può dire, più importante, più consistente, più... Vabbè, vi leggo il titolo della ricetta. Fiori di zucca farciti con acciughe e scamorza su vellutata di zucchine. Bella, è un secondo piatto. Questo è uno di quelli della tua categoria che comincia per S. Sfizioso. Ah, allora, questo è veramente bello. Sì, poi sai, bella cosa sfiziosa. C'è da friggere qualcosa. Va bene, noi vi diciamo, stiamo per partire. Rimanete con noi, pochi secondi. Ascoltate questi consigli donne. Che arrivano. No, no, non è per le donne. Anche per le donne. Anche per le donne. Cioè, va bene anche appunto uomini e donne. E noi torniamo subito. Tu mi vuoi rubare il mestiere? No. In Cucina con lo Chef, torniamo subito in questo mercoledì. Eccoci qua, siamo tornati, siamo pronti. Allora, chi mi dice un po'... Allora, io ripeto il titolo, sì. Tu, fiori di zucca farciti con acciughe e scamorza su vellutata di zucchine. Vai Giuseppe. Allora, ci serviranno dei fiori di zucca, guardate quando sono belli. Gigi. Belli, molto belli. Del porro, della passita, della zucchina, farina 00, della birra e delle acciughe. Sotto. Quando parli di passita parliamo di mozzarella. Di mucca, no? Sì, di sì, vaccino. Sì, sì, sì. Però asciugata e quindi che diventa essiccata, diventa così. Va bene, partite pure. Okay. Allora, prendo un attimo questa. Nell'ottica che oggi, sai, un luogo comune, un detto popolare, non ci sono più le stagioni, si trova tutto sempre. Sì. È vero che i fiori di zucca sono, abbiamo detto, in apertura, scusatemi, in apertura di puntata abbiamo detto che sono un po' uno degli emblemi in campagna della primavera. Sì. Però al supermercato io li ho visti anche a gennaio. Vabbè sì, diciamo, sono importati. Quindi, pure prodotto di serra. Anche di serra. Quindi sì. Ui. Walter è l'esperto della tempura, sì. Vero? Siamo tutti bravi, dai. Ma tu, quando pensate a un qualcosa che prevede la tempura, danno sempre il compito è tuo. E poi, diciamo che il risultato dei prodotti passati in tempura e poi fritti, io posso dirlo, mi costa personalmente, è buonissimo, sono buonissimo. Sì, infatti. Danno quel tocco in più. La sai fare, la sai preparare. E, oggi mercoledì siamo a metà settimana, questo secondo così, come posso dire, è un po' lavorato, perché... Sì. Perché però... Ripeto, no, ci sta. È sfizioso, è vero. Allora Gigi, ho messo del porro, olio extravergine di oliva, ho fatto soffriggere. Hai tagliato la zucchina? Sì. In maniera, come dici tu, grossolana. Sì, tanto andrà frullata. Quindi... Adesso gli dai una scottatina alle zucchine. Sì. Quindi... Mettiamo. Ah, questo... Spiegalo bene, Walter, mostra bene. Sì, lo priviamo del pistillo che c'ha. C'ha il pistillo interno, tu lo hai già tolto. Sì. E ha inserito un dadino
un pezzo di scamorza. Mozzarella, sì. Scamorza passita. Okay. Poi adesso prendi le... queste sono alici. Sì, e una è fatta. Quindi mozzarella... molto veloce. Uno. Mozzarella e alici. Poi ognuno ne mette quando ne vuole, nel senso io vabbè, faccio una cosa molto equilibrata. Sì, tu ti stai tenendo... Sì. Sono le persone che preferiscono bella piena... Due pezzi di mozzarella, due alici. Queste sono veramente, sono acciughe sott'olio. Sì. Buonissime. Ne faccio un paio, così. Un paio? Beh, io ho visto che ne stai preparando più di due. Faccio 3-4. 4-5, dai. No, ma poi, ripeto, io l'ho detto, lo ribadisco. Con il fritto non c'è storia. Tu sei campano, no? Quando vado a Napoli c'è il fritto misto napoletano. Famoso. A Napoli friggono tutto. Sì. Vero? Io sono fritti. No, ed è tutto buono. Solo che... Non è poi... Poi lo sanno equilibrare. Lo sanno bene equilibrare, bravo. Però una tanto ci sta. Scusa, insomma, dai. Ok. Allora adesso... viene la parte, sì, facciamo così, non voglio dire delicata, però un poco più, bisogna stare, chiudiamo leggermente, qui è tappato, sì. Passiamo in pastella, io mi aiuto con le mani in questo caso perché, ok, c'è il botto qui adesso o no? No, no. Ok. Ah, quindi tu solo metà, sì, lasciamo, immergi nella tempura, sì. Lasciamo il fiore arancione. Ah, lasci il colore, che bello, molto bello, bell'effetto, lo vedremo comunque, lo vedrete. Una volta finito. Una volta completata. Sì, la non, voglio, non l'ho fatto, voglio lasciare questo non pastellato. Perché l'arancio farà anche da colore, tocco estetico, okay. Vero? Sì, sì. L'olio lo avete portato in temperatura? Sì, non deve essere troppo forte perché sennò dopo ci va a bruciare il contenuto, la mozzarella non si... Non deve essere troppo bollente. Quindi in temperatura sì, ma non bollentissimo. State usando olio di semi? Sì, sì, di girasole. Di girasole. Leggero. Si comincia a sentire. Nostre bombette. Ah sì. Qui ti è avanzato un pezzetto di... Sì, sì. No, poi ce lo mangiamo. Ok. Anche in questo caso dobbiamo ringraziare i nostri fornitori. Facciamo piano piano. Quindi, ricapitoliamo. I nostri fiori di zucca ripieni di... Qua, vedete, mozzarella passita o scamorza passita. E acciughe sott'olio. E acciughe sott'olio sono già... tutti passati in pastella, fritti in olio di semi di girasole, no, cotti, li scoliamo per la sorbella, qui c'è la zucchina, porro l'extravergine, un po' di basilico, da cui ricaveremo una crema, e quindi noi che vi dobbiamo dire? Bisogna solo un po' di pazienza, sì, e questa cosa sfiziosa la vedrete completata, impiattata e pronta per essere gustata. Sì. A tra poco in cucina con lo chef. A tra poco. Il nostro mercoledì a base di fiori di zucca farciti, ripieni, diciamo è un mercoledì che mi intriga, ecco, come devo dire. La crema è stata frullata, le zucchine. Ripetiamo cosa c'era. Sì, porro, olio extravergine di oliva e zucchine. Un po' di sale, aggiungo un po' di acqua per la cottura. Adesso andiamo a impiattare. Quindi, questo verde che vedete è porro e zucchina. Sì. Un po' d'olio. Questo è... ma qua c'è il pezzo forte. Sì, eh. Qui ci sono i nostri fiori di zucca che sono farciti con scamorza passita e acciughe. Acciughe, sì. Passati in tempura e poi fritti. Walter,
Qua emergono le tue origini campane, ragazzi. E se il colore arancione rimane sopra, bello, bravo. Non diventa tutto bianco, diciamo tutto dorato della pastella. Capito? Abbiamo due colorazioni, due colori differenti, sì. Poi sono leggerissimi, nonostante sono fritti. Sì. Penso che. E poi all'interno c'è anche la sorpresa. Ah, c'è. Ecco qua, qualche fetto di acciuga. Bellissimo. È una bella alternativa, cioè, potrebbe essere un secondo o un antipasto. Se hai due o tre persone a cena, a pranzo, così basta questo diciamo quantitativo per far fare un assaggio a tutti. Sì. E vederlo col sorriso. È così, col sorriso ed è buono. Va bene, se vi è piaciuto provate a prepararlo a casa. Diciamo, seguite i passi di Giuseppe e Walter e viene uguale, sicuro, sì, 100%. Sempre. Va bene? A posto. Allora, noi vi diciamo, ci vediamo domani è giovedì, un'altra puntata di In Cucina con lo Chef. Io saluto Walter Durante, buon rientro a Benevento. Ciao, buon rientro a Santa Croce. Walter è qui, Walter deve tornare a Benevento, c'è un po' di strada da Guglionesi. Va bene. Ciao a tutti, ciao da Gigi Visigno, ciao. A domani in cucina con lo Chef. Ciao. Arrivederci da Durbano Arredamenti, Vinicola Fratelli Flocco, Del Giudice, Il Fiore del Latte, Supermercati Gran Risparmio, Italian Gas, Puracqua, Dolci Tentazioni, Tecnocaffè Coffee Shop Termoli, Pumois Abbigliamento Donna.